Con il piede di porco avevano già colpito la macchinetta del caffè, ma prima di portare via l'incasso sono stati fermati in flagranza dalle guardie del servizio di vigilanza del Sant'Anna e poi sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Mariano Comense. L'episodio stamattina all'ospedale Felice Villa di Mariano. Grazie alla videosorveglianza ampliata di recente, il colpo è stato bloccato prima di essere concluso. I due uomini, italiani trentenni, compariranno domani davanti al giudice per il processo per direttissima. Risponderanno solo dell'ultimo assalto, quello odierno, ma le indagini sono ancora in corso per cercare di verificare eventuali responsabilità in altri portati a termine nelle scorse settimane. Gli ospedali del territorio, infatti, e nello specifico proprio i distributori di caffè e bevande, sono stati presi di mira negli ultimi tempi. Si contano circa 20 colpi soltanto dall'inizio del 2016, due solo ieri al Sant'Antonio Abate di Cantù. E nel 2015, proprio tra Mariano, Cantù e Lomazzo, sono stati stimati 15.000 euro di danni materiali. Un problema dunque molto sentito. Desidero ringraziare i miei uomini che in pochi secondi erano già sul posto, ha detto Alberto Quadrio, comandante del servizio di sicurezza, e grazie anche ai carabinieri di Mariano che ci hanno fornito un tempestivo e preziosissimo appoggio.